ciao. Hai aperto pure questo video, eh? Sei proprio una bucaccia sporcaccia. Signorine e signorini, benvenuti in un nuovo video. Io sto sempre fremendo per sapere come andrà a finire questa questione dell'articolo 13, perché non so se lo avete saputo, se lo avete visto in mille vecchi video, però purtroppo c'è il rischio che YouTube, Facebook, Instagram, eccetera, eccetera, chiudano i battenti per via di questo articolo che non ci permetterà più di fare video. Che bella merda. Invito tutti quanti a lasciare un commento con scritto hashtag Save Your Internet. È l'unico modo per farci sentire e per far capire che tutti quanti vogliamo continuare a vedere, a fare video qui sul web. Ma andiamo subito con il nuovo video commento, e vi ricordo che i video commenti non sono un modo per prendere in giro, ma semplicemente il voler ironizzare sui testi delle canzoni. Quindi non è nessuno impropriato proprio. Ma ci devo andare a satira. Due tacchette e fre. Vabbè, lo so, la freva fa sempre da fastidio, sempre. Ancora due tacchette, scende proprio sta freva. Oh, ma che è successo? Mi ha mandato tutta a girare, impaurita. Un po' scossa, un po' così, un po' fassonnata. È successo qualcosa? Che mi devi dire? Sì, c'ha la febbre a due. Ah, ma in verità... Ti fa male, lo sai. Ho fatto il tester. Hai creato un tester, sei un genio! Aspettiamo un bambino. È che le fare sempre che si fa una aspettare. Ah! Belli cazzi. Vabbè, non ti preoccupare. Già ho piato il primo biglietto per il Messico. Un paio di giorni non mi rubo più. Tu stai serena, stai calma, non ti agitare. Perché tanto non si risolve, dice, comunque ormai li sfurna. Però adesso devo parlare prima con tuo fratello. E questo è un bel gesto di rispetto. Apprezzo. Non ti preoccupare. Tutto passa. No, però il bambino come passa? Cioè, non mi si riesce poi, non è che passa. Nelle puntate precedenti. Maria dove sei? Ciao Maria dove sei? Tutta una parola. Cado venga a pigià. Senza preavviso, senza dire, arrosto e venga a pigià. Hai bisogno urgente, mendito, falla. Non se l'aspetterà mai il fratello. Sto ancora a fatica. Vannendo baccala. Ma se tu vieni qua, non ci stanno problemi, ma non c'è. Spero che sia il proprietario, che non penso che sia uguagliuno del pesce vendo, dice, io me ne vado, va. È successa una cosa, è solo dopo pagina. Cocco un minuto prima l'era l'ua. Più e tua sorella aspetta, ma lo figlio. Lui giustamente lavorando in pescheria gli dirà, io ne capisco che pesce, no tu. Ha già capito tutto, cosa mi va a capire. E poi stasera ci parliamo a mamma. Ecco qua, lui già ha risolto. Non, ormai è così, voglio dire, problemi di pesce o pisciavindolo non capisci. Problemi di pesce o pisciavindolo non capisci. Bello, nuovo proverbio. Perché la tua fatto succedere. Non se ne sono accorti che stava arrivando il momento clou. Visita ancora i responsabili. Infatti sì, sono d'accordo con te. Quando, se siete piccoli, non fate già i figli. State massimi con calma. Un figlio non è un giocattolo. Ovvero, perché io che sto, non ci capito. Tu cagna vita, tu non si può tornare. Ah boia, però diciamo che uno poi cresce pure, no? Che, credo che lui dirà, non ti preoccupiamo, perché ossacci non mi ha fatto facile. La consapevolezza. E poi non ti tu a decidere. Ecco, quindi ha detto, io ti ho avvisato, ti agite che ormai tua sorella è incinta. Però fa sfogarsi che lo pensi tu. Ed ecco, ma mi incantesimo. Esatto, sì, quello intendevo. Esci dall'improvviso tutto va a cagnare. Non per forza. Allora, diciamo che se uno è più abile e sa scappare 2 secondi prima, succede, ma si fa. Se mi regalavi va a succedere, sono pronto a mai sposare. Sì, mi sembra giusto, ma coppa. Non solo la mia incinta, ma dici, ma la sposo pure, vai. Ecco, ma te muraglia fatica. Lo stesso secondo il cognato. A vendere un pesce. Primo ultimo di sbagliato. È poco vinto. A volte fa felice. Lei lo merita. Lo merita perché è una brava ragazza. E non parrucca. La fa piglia colorà. Soprattutto orate. Gli ammariel. Sti cose qua. Rimane verso i tre. Viene un coppa a me. Ci sta mio padre che devo taglio bebè. Ci sta pure papà che può parlare con te. È così sicura a busca, questa è. Ho messo incinta la vostra. Frate sì per me. Perché queste manifestazioni di affetto così? Picciò di me aiutare. Ah boh, non è che da far rocce, ma che da far trubata. Lui vuole semplicemente dire, oh fra, però lui sta accorto, eh. Sicuramente sta incalzato e mio dirà. Ma il dado è tratto e il bimbo è fatto, quindi ormai che fa mo ti dirà che fa bravo, solite cose. È come avere un fuoco dentro, quanto male fa. Scusate, ma chi
questo come ho fatto in questa macchina se non lavoro ancora? Un colpo al cuore senza via di scampo. Senza via di scampo, detto da un pescivendolo, è bellissimo, senza via di scampo. La gira di sole, il tempo tutto calmerà. È arrivato pure Michael Jackson, lo sapevo che veniva pure questo. Cioè, au, la gente mi si incinta, Anna. E la ferita rimarginerà. La ferita rimarginerà. Dopo il parto, sì, si fa i punti, cosa. Perché la tua fatto succede. E Billie Jean is not my lover, she's just a girl. A oggi fa felice, lei lo merita. Ma lei lo merita, l'abbiamo capito. Ma pure il papà dice che lei lo merita. Quindi ormai che è stata solo parturia. E tu diventi papà. Io ho capito, Erienda l'ha già fa manca. Non mi pare il caso perché c'è stata pure la giornata contro la violenza sulle donne. Quindi niente cazzotto in bocca. Sapevo che quelli di dentro, sempre stato un capo. Cazzo, ti come mi emoziono quando vedi che sti fatti che mi piangi il corazon. A oggi fa felice, lei lo merita. E vai, hai sudato, lei lo merita. Ma come mi piace, lei lo merita. In questo video taggate tutti i vostri amici qua sotto che lo meritano e scrivetegli: caro amico, lei lo merita. Non li ha fa mancare Rinda, ancora lo stufa. Le ha fa mangiare sempre un broro, basta paura vaglione. Nata abbraccio, secondo me alla fine si mettono a fare murlo. Io come sempre non so che cosa dirvi, lascia un mi piace, tagga un amico e ricordati di seguirmi su Instagram. Mi chiamo youtuber, faccio dei sondaggi carini e delle cose molto interessanti. Non è vero, lo dico solamente perché li faccio io. Mo me ne vado, perché devo andare da una ragazza che lei lo merita. E quindi tengo l'appuntamento e non voglio fare ta.